Che bello, ragazzi, eh? Regalato dalla mia baby. Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare I Never Liked You di Future. Ho un hype inclassificabile, ve lo giuro, lo sapete che io sono fanboy, cioè questo è proprio il mio artista preferito, quindi ho un hype assurdo anche perché la tracklist mi è piaciuta, la cover mi ispira, quindi io partirei subito dalla prima traccia e come sempre prima di farlo mi raccomando, mi piace, commento, iscrizione al canale, attivate la campanellina e soprattutto vi volevo informare che ho iniziato ad usare TikTok, quindi vi lascerò anche il link al mio profilo qui come al solito insieme agli altri in descrizione e seguitemi perché mi sta prendendo, lo voglio incominciare a utilizzare regolarmente. Quindi, partiamo. Ok. Mamma mia, mi piace già tantissimo. Mamma mia, regà, io sono fanboy, cioè, quindi vi dico che probabilmente i miei pareri non sono neanche chissà quanto in un certo senso oggettivi, però a me questo intro è piaciuto un casino perché c'ha tutta un'atmosfera iniziale molto bella. Dovete sapere che per come la vedo io, intro e outro di un progetto sono due canzoni secondo me in certi versi fondamentali e quindi mi piace che siano, che diano le giuste vibes e secondo me questa canzone le ha date. Poi chiaramente nella seconda parte si accende ed esce un po' più la parte trap. Io andrei subito con la seconda, che è I'm That N-Word. When I was born, a bacon. Carina sicuramente, perché Future su queste produzioni può rappare a ruota, così come ha anche fatto, perché la canzone dura 4 minuti e 30, però secondo me in questo caso è un pochino lunghina, nel senso che specialmente nell'ultima strofa, nell'ultima parte, un po' mi sono iniziato a rompere il cazzo. Quindi se questa insomma fosse stata un pochino più corta, tipo sui 3 minuti e 30, secondo me sarebbe stata sicuramente più godibile. Ok, andiamo avanti. Keep It Burning featuring Kanye West. Mamma mia. Kanye ha spaccato tutto. Ehi. Mamma mia. Mamma mia. Questo è un banger micidiale. Micidiale. Se non sbaglio, la canzone era stata già spoilerata qualche giorno prima. Innanzitutto, Kanye West sta di Cristo. E poi ci ha fatto praticamente la trap. Cioè, perché alla fine il mood della canzone è quello. Anche lui, come ha rappato, ricorda molto quello stile. Quindi sono senza parole. Devo dire la verità, magari mi aspettavo una canzone un pochino che andasse a metà tra Future e Kanye West, proprio a livello di stili. Invece qui Kanye West è proprio buttato sulla roba di Future e quello che è uscito è micidiale. Io andrei con la prossima, che è For A Nut con Gunna e Young Thug. Mamma beat. Pajamas. Shower. Hey.
Bill. Questa canzone non è niente di più e niente di meno di quello che mi aspetto da un trio come Future, Young Thug e Gunna. Cioè, che c'è da dire? Hanno rotto il beat chiaramente è una produzione molto trap, mi è piaciuta. Fatto sta che comunque è uscita veramente un bel pezzo. Gunna, strofa cortina, ma bella. Poi l'ultima di Young Thug, pure quella mi è piaciuta molto. Però qui sì, secondo me il collante di tutto è Future, che sia col ritornello che ha già creato la hit, ma in generale sta anche a metà canzone, no? È l'artista comunque credo che mi sia piaciuto di più. Io andrei con la quinta, che è Puffin on Zooties. Oh, cambiamo le vibes forse, Mamma, che flow. Mamma mia. Iniziavo proprio a pensare che mancavano canzoni con una vibe diversa, un pochino più chill, ed eccola qui. Questa per me è un'altra hit assurda, perché lui insieme alla produzione proprio si sono fusi, cioè è stato qualcosa di assurdo, ci ha rappato troppo liscio, mi è piaciuto un casino. Tra l'altro, piccola citazione a Euphoria, nella serie, non mi veniva in mente il nome, sì, nella serie, nella canzone volevo dire, Bitch So Pretty Look Better Than Cassie, che penso sia un riferimento a sto punto alla Cassie, insomma, una dei personaggi di quella serie. E niente, vediamo se Future ha shootato il suo shot con questa barretta. Andiamo avanti con la prossima, che è Gold Stacks. Ok. Ehi. Back to base. Ok. Oh, citazione a Wizard. Aspettate, che se non lo flexo mo non lo flexo più. Che bello ragazzi, regalato dalla mia baby il vinile di The Wizard. E perché lo sto flexando? Perché nella seconda strofa c'è una citazione proprio a The Wizard. I'm the Wizard, and what? I can turn the trap into a star. Ed è proprio un suo album del 2019. Ok, secondo me anche uno dei più sottovalutati, perché c'ha delle perle assurde all'interno. Comunque questa canzone in generale, niente male, non mi ha nemmeno fatto impazzire sinceramente. Andrei avanti con la prossima, che è Wait For You con Drake e Tems. E qui sento puzza di hit. Bello. Bello. Bello, regà. Ok. Ok, Kiki. Diciamo che per come partita mi aspettavo una hit assurda, e in verità poi per come si è evoluta, no, è sicuramente bella, non fraintendetemi, però mi aspettavo forse qualcosina in più. Per esempio, una cosa che non mi ha fatto impazzire nel ritornello, specialmente nella seconda parte, le voci di Future e di Tem si sovrappongono troppo. Lo so che è stato fatto appositamente così, però secondo me non crea nemmeno un effetto poi troppo bello. Per il resto, secondo me Future l'ha aperta molto bene la canzone. Drake va bene, ha tenuto più o meno quel livello, però ripeto, mi aspettavo forse un pochino di più da come era partita. Comunque io andrei con la prossima, che è Love You Better. Bello. It's my love for my grandmother made me gentle when I care for you. Almost like it didn't happen to make you happy. You telling me you falling out of love with me.
apprezzo molto anche questo tipo di vibes all'interno dell'album, perché rende il tutto più vario. Questa è una canzone anche di 2 minutini, molto corta, produzione ancora una volta di ATL Jacob, scusate, che penso che comunque fino adesso le ha prodotte quasi tutte lui. Qua troviamo, ripeto, un Future molto nei suoi feelings, come si dice, nel senso che comunque è una love song un po' malinconica. A me piace tantissimo questo suo lato, quindi mi è piaciuta anche questa canzone. Andiamo avanti con la prossima, che è Message in Me. Ok, spaghetti, approvo. Altra canzone di circa 2 minutini, questa ancora più breve, ma questo è un bel bangerozzo. Tra l'altro avevo sentito un piccolo snippet proprio ieri, che di questa canzone l'altra era, lo sapete che non mi ricordo, Chickens con SG. In realtà lo snippet non mi aveva fatto impazzire, però sentendola intera, cioè questa è veramente hard, hard, hard. Comunque passiamo a sto punto subito alla prossima, che è Chicken. Si dice SG o ESTG? Secondo me è ESTG. Vabbè, se lo sapete per bene scrivetelo nei commenti. Anche qui la produzione è niente male. Date quel cazzo di bolla a quest'uomo. Ok, che flow che c'ha questo. Mamma mia, ha spaccato tutto. Vi ripeto, nello snippet il ritornello di sta canzone, che era proprio la parte che avevo sentito, non mi aveva convinto, perché non lo so, sto chicken ripetuto 18 volte, ok, carino, ma non mi aveva fatto impazzire. Però adesso che l'ho ascoltata intera e quindi ho capito un po' tutto il mood che c'è dietro, devo dire che ho apprezzato anche il ritornello. Innanzitutto belle strofe di Future, ma soprattutto di ESTG, lo chiamerò così, che secondo me ha spaccato tutto, e devo dire la verità, l'ho preferito a Future, il che è assolutamente da pochi. A parte questo, anche Chicken mi è piaciuto, c'ha un bel mood, e tra l'altro penso che sia una piccola metafora per indicare comunque i soldi. Io andrei avanti con la prossima, che è We Just Wanna Get High. Ciao. Altro banger, raga, poco da dire. Un'altra canzone poi in pieno stile Future. Devo dire la verità, fino adesso mi aspettavo un qualcosina in più, nel senso che sono tutte canzoni che comunque Future ha già dimostrato di saper fare in altri album, ma in generale sono stili su cui Future si sa che sa spaccare. Mi aspettavo forse qualcosina di un pochino più diverso, più anche nuovo, insomma qualcosa che si spingesse un po' oltre i limiti, e in realtà in queste 11 tracce per il momento non l'ho ascoltato. Comunque andiamo avanti con la prossima, che è Voodoo con Kodak Black. Ok.
molto bella, soprattutto secondo me per il ritornello di Kodak Black, che già da come apre la canzone mi mette subito in questo mood un po' malinconico, sempre però in chiave trap alla fine. E ripeto, secondo me è stato lui che poi ha costruito tutta la canzone, perché poi viene aggiunta una strofa di Future molto molto carina. Cioè, una strofa gliel'avrei fatta fare, vi dico la verità, perché secondo me in queste canzoni lui riesce anche a dare il meglio di sé. Quindi andiamo avanti con la prossima, che è Holy Ghost. Mamma, la produzione. Mamma mia. Just been the game. Hey. Mamma mia. Questa volta l'ha veramente rotto il beat. Cioè, questa penso che sia una delle canzoni più hard del disco. Probabilmente sarà anche una delle più underrated, secondo me, perché alla fine il sound che ha non è proprio da hit mainstream che ti ascolti più volte. Cioè, questa è un po' una canzone per pochi, diciamo così. Qui nella produzione anche Jacob, secondo me, si è superato, perché ha fatto veramente un bellissimo beat. Andrei avanti con la prossima, anche perché il computer si sta scaricando, mi sto iniziando a cagare sotto. The Way Things Going. Ok. Hey, che bel flow. Molto bella anche questa, regà. Un'altra canzone in chiave un pochino più conscious di Future. Vi devo dire la verità, ho sentito qui un sacco di vibes alla Eye of Life, proprio il suo ultimo album. Quindi mi ha ricordato molto lì. E direi di ascoltare la prossima, ovvero I'm on One featuring Drake. Ok. Mark the case. Vamo a pagare hard shape. Bella questa, regà. Citazione a Ronaldo, regà. Anche Messi, tutti li abbiamo citati. Mamma mia, regà, è questa forse la vera hit di questo album? Adesso diventa questa la domanda. Ma secondo me in certi sensi sì, perché a livello di produzione, ma anche di come hanno rappato, qua ci ho visto veramente quattro coglioni così, cioè nel senso due palle a testa, ovviamente. Future devastante, devastante, mi è piaciuto un sacco, ma posso dirvi che qui Drake l'ha superato. Cioè, Drake qui ha fatto uno strofone come non glielo sentivo fare veramente da anni, pieno di citazioni a Blueface, a Cristiano Ronaldo, a Messi. Quindi qui Drake ha veramente rotto tutto. E tra l'altro, aprire una piccola parentesi, perché questo, vedi, per esempio, verrà ricaricato su TikTok, già ve lo dico. Se avete notato, in questo album ci sono due featuring di Drake. Quindi la mia domanda adesso, vedendo anche i loro trascorsi, nel 2015 hanno fatto un joint tape che è andato benissimo a livello anche di numeri, soprattutto per i tempi, è uscita anche Life is Good qualche anno fa. Questi due bastardi stanno progettando qualcosa? Diventa questa la mia domanda. E secondo me qualcosina sotto sotto c'è. Non si sa se la vedremo quest'anno, tra ancora un po' di tempo, però lo sapete che ho proprio la sensazione che usciranno con un qualcosa, che sia un joint tape, un EP insieme, insomma qualcosa la stanno tramando. Io sono di quest'idea, non so voi come la pensate. Andiamo avanti con l'outro, che è Back to the Basics. Okay. Bello. Mamma
After I fuck you, let me cry on your shoulder. Wow, figa sta barra. Ve l'ho detto dopo l'intro, per me intro e outro di un album sono fondamentali e entrambi in questo caso sono state veramente azzeccatissime, e perché questa poi è malinconica proprio come piace a me. Mi soffermerei su una barra che ha colpito subito la mia attenzione e vi dico perché. È l'ultima della strofa, After I Fuck You Let Me Cry On Your Shoulder. Future è un artista che conosciamo benissimo, soprattutto per le canzoni trap. Negli ultimi anni è scoppiato anche il meme di Future misogino e tutto quello che volete, però al di là di tutto anche lui in un certo senso è un essere umano, e secondo me qui proprio si vede la sua duplicità del future, cioè quello che appunto fa le hit trap cattive, ma anche della parte Hendrix, quella un po' più sentimentale. Diciamo, il fatto che questi due lati di Future coesistano è fondamentale soprattutto nella sua carriera, perché gli permette insomma di fare trappate incredibili ma anche canzoni come questa che poi ti rimangono. A questo punto cosa dire di tutto l'album? Allora, mi è piaciuto, io sono fanboy di Future, mettiamo le cose in chiaro. Nonostante questo vi dico che un paio di fillerini probabilmente ci sono, cosa che magari in un Eye of Life non ho riscontrato. Soprattutto vi dico che mi aspetto di più da Future. In che senso? Queste canzoni, bene o male, sono tutte canzoni che già in album passati ha già dimostrato di saper fare, con queste linee melodiche, con queste produzioni e con tutte cose che, ripeto, Future già sappiamo che sa fare. Mi aspettavo qualcosina in più di nuovo, a livello proprio di uscire dalla comfort zone. Qui, bene o male, è sempre quella, la solita minestra riscaldata. Quindi io questo, nonostante sono fanboy, lo riconosco. Comunque un album di Future che è il mio artista preferito, quindi a me, in fin dei conti, è piaciuto. Voi cosa ne pensate? L'album vi ha deluso oppure vi ha preso? La vostra traccia preferita? Scrivetemi davvero tutto quello che pensate di questo album qui sotto nei commenti, che tanto vi leggo tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se lo siete già, attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente volete, potete, noi ci vediamo ad un prossimo slap.